Vittoria netta al San Bartolomeo del Castelrigone sul Trestina, ma il 3-0 non tragga in inganno. Il Trestina non è stata vittima sacrificale, ha anzi regalato soprattutto le prime due reti, ma soprattutto nel primo tempo si è divorata almeno due, se non tre, chiarissime occasioni da rete. Veniamo subito alle fasi salienti dell'incontro. Trestinesi che avevano due assenze pesantissime in Gaggioli ed Alessio Ceccagnoli, recupera invece Nicola Ceccagnoli tra i pali. Nel Castelrigone non c'è Paolo Guastalvino, per il resto tutti a disposizione. Si inizia subito al quinto, prima squadra falsa e pericolosa verso la porta avversaria è il Castelrigone con il suo cannoniere Principe. La Tranchitella controlla e tira dalla lunga distanza, palla di poco alta sulla trasversale. Era il quinto minuto, al settimo risposta immediata del segno, da un calcio piazzato si sviluppa un mischione davanti ad Araldi, ci prova una volta Barbetta, poi Bocciolini chiede un tocco con un braccio dell'avversario, infine la sfera torna nei pressi di Barbetta, conclusione del difensore e palla sul fondo. 60 secondi dopo si sblocca però il risultato, traversone dalla destra operato da Pirchi, l'incertezza di Nicola Ceccagnoli in uscita evidente, cosa che non trattiene, cosa che favorisce quindi l'intervento di Sala. Alex Montevarchi controlla, si allarga e mette in fondo al sacco il punto del vantaggio del Castelrigone. Intorno al quarto d'ora del Trestina ha una grande occasione per pareggiare, diagonale non irresistibile di Daniel Mancini, Araldi ci mette del suo e controlla male, occasionissima per Dini che ha tutto lo specchio a disposizione, ma il giovane laterale del Trestina fallisce veramente il colpo. Impietosa legge del calcio esige il suo contrappasso al sedicesimo, uscita con un pugno di Nicola Ceccagnoli, portiere libera l'aria, ma purtroppo per lui la palla va nei pressi di Sorbini che con coraggio prova la conclusione di volo, coraggio ripagato con il punto del raddoppio per i padroni di casa. Al ventunesimo duettano bene Zuppardo e Tranchitella, assist dell'ex Sansepolcro per il bomber Rigonese che si allarga e prova il pallonetto, arretra l'esterno difensore del Trestina e mette in corner. Alla mezz'ora un'altra occasione per il Trestina, la difesa di Castelrigone si perde Piccherilli in area di rigore, il laterale ha una grande chance, l'aggancio è buono, tutta da dimenticare invece la conclusione che finisce alta alle stelle. Su questa grossa emozione si chiude il tempo con il montaggio radio video studio 2000 di Deruta, passiamo ai riflessi filmati della seconda parte della gara. Il Trestina prova a forzare i tempi e cresce il potenziale offensivo con l'ingresso di Ceribilli, ma il Castelrigone a farsi vedere subito in avvio di ripresa. Ancora a fondo sulla destra di Pirchi, traversone basso che trova la deviazione di Tranchitella, bravo Nicola Ceccagnoli a respingere la battuta. Al 17esimo Rigoni si chiudono i conti, ingenuità di Berardinelli che si lascia superare da Agostinelli, da pochi minuti in campo la terra nel tentativo di rinviare, diretto da due passi e sancisce la massima punizione, decisione che fa arrabbiare gli ospiti. Dagli 11 metri si presenta Tranchitella, portiere da una parte e palla dall'altra per il Castelrigone la terza marcatura. Terzo gol di Rigoni, si spegne l'ardore degli avversari, la gara arriva stancamente a minuti finali dove arriva la gran punizione della distanza di Daniel Mancini, bravo e fortunato Araldi che si salva anche grazie alla trasversale. Poco dopo si vede anche De Luca, in conclusione di Agostinelli, inserisce bene per bicentrale che non inquadra i pali della porta Nicola Ceccagnoli. In pieno recupero l'ultima emozione, calcio d'angolo per il Trestina, svetta più alto di tutti i ferri, la palla all'angolino basso e c'è il bel balzo di Araldi che sventa la minaccia. Era l'ultima emozione di questa partita, di questo ennesimo derby tra umbri in Serie D giocato al San Bartolomeo di Castelrigone. Castelrigone 3, Trestina 0. Un saluto da Simone Mazzoli per Tef Channel, canale Sky 836. Sì, a Castelrigone anche meglio, domenica però arriva lo Zagarolo che non dovrà trovare vita molto difficile, questo assolutamente, e quindi ci prepareremo a dovere, mi dispiace che perderemo altri due ragazzi diffidati, spero nel rientro di Ceccagnoli e Antonelli che quest'anno sono stati fino ad ora forse gli uomini più determinanti che abbiamo avuto. Sì, mi è piaciuta la squadra, onestamente mi era piaciuta anche a Viterbo, devo essere onesto, avevamo perso una partita che non meritavamo, però il calcio è anche questo. Oggi siamo andati a prendere quello che volevamo.